Perfetta, dolce, Anna, la ragazza più carina della scuola. Ehi, splendore! L'ho conosciuta in questa app di incontri. Le avevo detto che ero il capitano della squadra di football in una scuola privata. Non le avevo detto? Ciao, sono il grassone col banco enorme dietro l'aula di letteratura. Sapevo che non mi avrebbe mai accettato così com'ero. C'entra una ragazza per caso? Bravo! Ogni notte mi addormento ascoltando la tua canzone. Mamma! Piccolo, volevo solo dirti che la cena è a tavola. Odiavo quando mi chiamava Piccolo, ma era sempre meglio di Butter, il soprannome che mi avevano dato a scuola. Giorno, Butter! 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 Lasciatemi stare! Si chiama Butter. Mangialo! Così ha cominciato a frullarmi per la testa un'idea malsana. Ignoratemi adesso. Hai visto il sito web di quel grassone? Si renderà ancora più ridicolo quando non si presenterà. Il 31 dicembre nessuno avrebbe potuto darmi del bugiardo. Ci crederò quando lo vedrò. Leggendario, amico. Chi sono questi nuovi amici? Credo che a te serva una bucket list. No! Butter! E adesso? A scuola avevano smesso di parlare del mio sito. Tutti si chiedevano come avevo fatto a entrare nel gruppo dei fichi. Fidati, bello, le piaci. Oh, no, ho un ragazzo. Devo incontrarti, JP. Al 31 dicembre non potevo tornare indietro. Credi che siano tuoi amici? Gesù, qual è il tuo problema? Credi che prenderò il tuo posto? Anche se fosse, sarà di nuovo disponibile a gennaio. Non vuoi farlo sul serio, giusto? Non volevo morire. Volevo solo che quel dolore insopportabile sparisse. A volte facciamo un passo indietro prima di farne un avanti. Tu hai un enorme talento. Voglio che tu sappia che la vita può essere e sarà migliore. Possiamo studiare a casa mia? Sì. No, non l'ho sognato.